Ciao, oggi andrò a realizzare la video ricetta dei tozzetti allo zafferano con noci e cioccolato. Lo zafferano che utilizzerò mi è stato gentilmente offerto dall'azienda agricola al Colle di Sant'Egidio. Questi sono gli ingredienti: farina 00, burro, zucchero a velo, zucchero semolato, uova, noci, gocce di cioccolato, lievito per dolci, sale, la buccia di un arancio biologico grattugiata e naturalmente lo zafferano. Io, per una questione pratica, ho preparato lo zafferano in precedenza. Sono andato a mettere in infusione i pistilli nel latte tiepido e ho lasciato questo in infusione per circa un'ora. Per prima cosa mettiamo in una ciotola abbastanza capiente il burro, che deve essere a temperatura ambiente. Aggiungiamo al burro anche lo zucchero, sia quello semolato sia quello a velo. Aggiungiamo anche il sale. Quindi andiamo ad amalgamare con un mestolo di legno. Quando il burro è amalgamato agli altri ingredienti, andiamo ad aggiungere la buccia di arancia grattugiata. Continuiamo a girare. Dopo la buccia di arancia iniziamo ad aggiungere le uova e ne vanno messe una alla volta. Ok, quando l'uovo è stato assorbito ne andiamo ad aggiungere un'altra. Aggiunte tutte le uova, quando queste sono ben amalgamate, aggiungiamo il latte dove è stato in infusione lo zafferano. Naturalmente va filtrato. E andiamo ad amalgamare. A questo punto possiamo unire sia le noci che le gocce di cioccolato. Ok, dopo aver amalgamato il composto, mettiamo da parte e andiamo a preparare una fontana sopra al piano da lavoro con la farina. Preparata la fontana, andate a mettere sulla parte esterna di quest'ultima il lievito per dolci. Quindi un poco alla volta versate al centro il composto preparato in precedenza. L'impasto dei tozzetti non ha bisogno di essere lavorato molto a lungo. Una volta amalgamati gli ingredienti, l'impasto è pronto. Siccome risulta essere come impasto abbastanza molle, aiutatevi con abbondante farina per andare a lavorarlo. Una volta impastato, va formata una palla. A questo punto, preparate una teglia con carta da forno. Quindi, va preso un pezzo di impasto e va lavorato con il palmo delle mani così da formare un serpentello. Il diametro di questo determinerà la grandezza dei tozzetti, quindi se vorrete ottenere dei tozzetti più piccoli dovrete fare un serpentello di diametro minore. Io vi consiglio di non fare tozzetti troppo grandi, in modo che sia più facile poi cuocerli. Una volta pronto il serpentello, andate a metterlo sopra la teglia con carta forno e mettete i serpentelli ben distanziati fra di loro. Una volta pronti, i tozzetti vanno infornati con forno preriscaldato a 170 gradi in modalità statica. Dopo circa 35 minuti, i tozzetti sono cotti.
Ora, prima di procedere al taglio, vanno lasciati intiepidire alcuni minuti. Una volta che le strisce dei tozzetti si sono intiepidite, vanno tagliate e bisognerà creare dei tagli in diagonali, ottenendo così dei tozzetti con uno spessore di circa 1,5 cm. Una volta tagliati, andate ad appoggiare i tozzetti sopra la teglia usata per cuocerli. Dovranno essere appoggiati con la parte tagliata rivolta verso l'alto. Disposti sulla teglia, i tozzetti possono essere rimessi in forno a prosciugare. Dopo circa 15 minuti, e comunque dopo che si sono ben dorati, i tozzetti allo zafferano sono pronti. Grazie per aver seguito la mia videoricetta, ci vediamo al prossimo dolce.